Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo piatti semplicissimi, buonissimi, equilibrati e adatti ad una dieta sana. Allora, partiamo subito dalla colazione. Vi faccio vedere come fare questi golosissimi roll di banana e crepe. Facilissimi. La crepe si fa con soli tre ingredienti, quindi mettete un uovo, 60 ml di latte vegetale o acqua e 30 g di farina. Mescolate tutto insieme fino a ottenere la pastella della crepe. Mettete a scaldare una padella antiaderente, possibilmente quella larga da crepe, perché il composto è veramente tanto, quindi se non ce l'avete fate due crepe separate. Giratela solamente quando la superficie è bella asciutta, mi raccomando saccate prima i bordi per non romperla, e giusto 2 secondi la cuocete dall'altra parte e poi la potete togliere. Nel frattempo che si raffredda, creiamo la nostra cremina al cacao, fatta con 2 cucchiaini di cacao amaro, un po' di acqua, una dose precisa dell'acqua perché in realtà è in base a come volete la vostra cremina, quindi voi aggiungete acqua poco a poco. Quando avrà ottenuto questa consistenza, quella di una vera e propria Nutella, allora è pronta. Vi consiglio di aggiungere sempre un dolcificante, in questo caso io utilizzo lo sciroppo di agave, giusto 2 cucchiaini. A questo punto stendete la vostra cremina al cacao sulla crepe, ci mettete anche una bella spolveratina di cocco grattugiato e iniziate a mettere la banana e la arrotolate. Stringete bene e infine mettete giusto qualche secondo nel frigo a rapprendere e iniziate a tagliare i vostri roll. Vi assicuro che è buonissima una tira l'altra, no, non riuscirete a fare a meno di mangiarla. Questi roll sono pazzeschi. Passiamo al primo. Io di solito la pasta la mangio una volta a settimana e quindi quest'oggi vi faccio vedere quello che ho preparato. Ho fatto semplicemente un sughetto di pesce con pomodorini, zucchine e spaghetti. Se voi non mangiate i carboidrati, potete evitare di mettere gli spaghetti e quindi mangiare le zucchine come se fossero spaghetti, così eviterete i carboidrati. Però si sa che per una dieta equilibrata inserire i carboidrati in un piatto non fa mai male, specialmente se non esagerate. Io di solito mangio 50 grammi di spaghetti, quindi ne vedrete un po' di più perché in realtà sono per 2 persone. E questo è stato il mio pranzo. Passiamo allo snack, uno snack che vi farà impazzire. Si tratta di una crema al latte con cremina al cacao, la stessa di prima. Allora, come si fa questa pazzesca crema al latte e yogurt skyr? Semplicissimo. La prima cosa che dovete fare è mettere in ammollo un foglio di gelatina. Se non volete utilizzare la gelatina, potete utilizzare l'agar-agar, giusto un cucchiaino. Quindi iniziamo a far ammollare la gelatina e nel frattempo in un pentolino andiamo a scaldare il latte. Non deve proprio bollire, ma sfiorare il bollore. Dopodiché spegnete la fiamma, mettete la gelatina strizzata dalla propria acqua, mescolate per farla sciogliere e lasciate intiepidire. Nel frattempo, in un'altra ciotola ci andiamo a mettere 120 g di yogurt, questo è lo skyr, ma potete utilizzare anche lo yogurt greco, 2 cucchiai di cocco grattugiato e quando il latte sarà intiepidito potete aggiungerlo e mescolare tutto con delle fruste per qualche minuto. Otterrete una bella cremina liscia, la andiamo a mettere in un bicchiere e la lasciamo rassodare in frigo per 20 minuti. Una volta passati i 20 minuti andiamo a metterci sopra la cremina al cacao. È la stessa di prima, la stessa ricetta, solo che ho aggiunto un po' più acqua perché volevo proprio che si immergesse nella crema al latte. E voilà, il nostro dessert è pronto. Passiamo alla cena, una cena abbastanza leggera e semplice. Ho fatto una vellutata, avevo una voglia matta di zucca, quindi ho preparato questa zucca con le patate. Allora ho messo un cucchiaino di olio della cipolla tritata in una padella e ci ho messo la zucca, questa è quella congelata. Nel mio freezer non può mai mancare la zucca congelata.
Allora, poi ci metto anche una foglia di alloro, una patata tagliata a pezzi e del brodo vegetale a coprire. Faccio cuocere il tutto fin quando si ammorbidisce, dopodiché andrò a frullare il tutto con un mixer o in alternativa io utilizzo il Bimby perché frulla molto meglio. E la nostra vellutata è pronta, vado a servire con un po' di prezzemolo e semi di zucca. Spero tanto di avervi dato anche oggi qualche idea. Io vi saluto, aspetto i vostri commenti come sempre qui sotto. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!